Nessuno ha parlato, ma nessuno ha parlato dello schifo che sta avvenendo qui in Sicilia e qua c'è gente che era in galera ed era canonicata, c'è gente con 20 capi di imputazione qui in Sicilia e nessuno grida allo scandalo. È veramente incredibile anche la differenza di trattamento tra noi e loro. Il caso di Torino è stato risolto in 2 ore con le dimissioni del capo di gabinetto che aveva chiesto di non pagare per una persona una multa di 25 euro. Qua c'è gente sotto processo per voto di scambio, commistioni con la mafia, per aver preso i soldi dei poveri e dati a finti poveri in cambio di voti, e nessuno ne parla, perché di queste elezioni nessuno ne deve parlare, perché se aumenta l'affluenza vince il Movimento 5 Stelle. Questa è una cosa incredibile, mi permetto di dire veramente la frustrazione. Poi, dopo che abbiamo denunciato per 3 mesi quello che sta avvenendo qui, quello che sta facendo Musumeci, ha svuotato le carceri per provare a battere Giancarlo Cancelleri, credo che sia il minimo. Necessario per lui, probabilmente. Io non vengo qui a dire che abbiamo vinto, io vengo qui a dire che in questo momento stiamo combattendo per riuscire a governare questa regione. Abbiamo l'unica cosa è che a quella parte dei siciliani che non vuole andare a votare, diciamo andate a votare, perché altrimenti vincono quelli che l'hanno già distrutta, la sanità, i trasporti, il welfare, la formazione regionale. Quella gente lì adesso vuole tornare al governo della regione, e se ci torna poi è inutile lamentarsi, è inutile che continuiamo a lamentarci, perché se quella gente, quella di Cuffaro, Lombardo, Berlusconi, Micciché, torna a governare la regione dopo che già Crocetta l'ha distrutta, beh, questa regione sprofonderà negli abissi, perché politicamente non ha più chance se si prende altri 5 anni di Stanno discutendo in molti su quello che è stato il sistema che da sinistra, quello che è destra. Oggi c'è stato un articolo di Sabino Delgado che invita i 5 Stelle. Guardi, io penso che non esistano gli elettori da spostare da una forza politica all'altra. Questi ragionamenti qua non hanno mai funzionato. Tra l'altro trattano gli elettori come se fossero una merce, un pacco da spostare da un posto all'altro. Noi chiediamo ai siciliani di darci più. Oggi siamo, secondo me, più che favoriti, siamo gli unici che possono battere un'armata impresentabile, una pioggiata presentabile, Musumeci, che però si avvale dei voti di gente che o sta in galera o sta sotto processo o è quella che ha fatto voti di scambio in questi anni distruggendo i servizi pubblici siciliani. Siamo gli unici che possono battere quell'armata e possono portare la Sicilia nel futuro invece di farla ritornare al passato. Ci diano una possibilità, tutti quanti, al di là delle provenienze, alle elezioni politiche siciliane decidano loro di votare. Ma qui votare il Movimento 5 Stelle, al di là delle ideologie, al di là delle posizioni politiche, significa scongiurare che la Sicilia possa ritornare ancora una volta nel baratro da cui stiamo cercando di votare. Vede, io credo che in questa regione, come nella mia, perché io vengo dalla campagna, si parli di mafia ogni I capelli, i capelli mi preoccupano. Quando si parla di rapporti tra politica e voti di Magari sono scambio, si parla di mafia ogni volta che si parla di appalti È più dati basso. a privati che non meritavano di avere questi appalti. La mafia è un atteggiamento. E questo atteggiamento, proprio così, in tante questo atteggiamento mafioso che siede in tanti rapporti tra una parte di imprenditoria deviata e la politica, questo atteggiamento risiede nella corruzione della pubblica amministrazione. Quindi di mafia si può parlare in tanti momenti, con tanti argomenti, ma la morale è una sola: se ci affidiamo a chi ha governato questo paese e l'ha dato in mano a troppi altri, allora questa regione continuerà solo ancora senza risolvere i problemi legati alle organizzazioni criminali. Guardi, io le dico questo, ho passato gli ultimi 3 mesi qui in Sicilia, ho percorso 9.000 km con Giancarlo Cancelleri, l'ho vista tutta.
e più la guardo e più mi chiedo come è possibile, come sia possibile che abbia il 22% di occupazione generale, il doppio della media nazionale, sia la, nel 2015 abbia perso 100.000 siciliani all'estero ed è una delle prime regioni per difficoltà per occupazione giovanile, perché ha tante risorse e le priorità sono, nelle parole dei siciliani, infrastrutture, sanità è stata distrutta o affidata ai privati, cioè oltre 300 milioni di euro che si spendono nella sanità privata e sui soldi pubblici o per curare i figli all'estero. E poi c'è il tema del lavoro, ma il lavoro qui in Sicilia si fa aiutando le imprese, aiutando i pescatori, aiutando gli allevatori, aiutando gli agricoltori, aiutando i commercianti, aiutando tutti coloro che creano valore e che possono creare lavoro. E poi ci sono i grandi problemi da risolvere che esistono solo qui, i precari della pubblica amministrazione, i forestali, e queste persone qui, vanno coinvolte in un progetto di cambiamento della Sicilia. I forestali, mettiamoli a lavorare prima di tutto a tempo pieno, poi vediamo se sono troppi, perché qui non lavorano a tempo pieno. Per quanto riguarda invece i precari della pubblica amministrazione, qui ci sono comuni che hanno più precari che dipendenti pubblici stabili. Queste persone prima di tutto vanno stabilizzate dopo che per 30 anni hanno dato lavoro e hanno fatto funzionare le pubbliche amministrazioni. Queste sono alcune delle priorità nostre che vengono dalle sollecitazioni dei siciliani, ma la Sicilia deve diventare la più grande azienda di turismo del mondo e per farlo dobbiamo aumentare i flussi turistici. La sola città di Rimini fa il numero di turisti che fa tutta la Sicilia in un anno, nel 2016, e questo credo che non sia più accettabile, dobbiamo farlo crescere. L'ultima domanda, poi andiamo. La nostra posizione la conoscete già, per noi deve essere una posizione, deve essere un tema che per quanto importante deve essere affrontato a livello europeo. Quindi per noi, se dovesse arrivare in aula, al Senato in questo caso, perché è lì che dovrà arrivare, noi ci asterremo chiedendo chiaramente di portare a livello europeo questo dibattito, perché il cittadino che diventa italiano diventa anche cittadino europeo e non possiamo avere, se ne sono consapevoli. Grazie, grazie mille. Piano piano mi fanno. Pasquale è il consiglio di circoscrizione. Ciao Pasquale, ciao. Allora, dove stanno i vostri? Qua ce n'è uno, Pino Leonardo. Piacere, Pino Leonardo. Molto piacere, ciao. Scusaci se ti abbiamo fatto aspettare. No, figura. Camminando. Volevo dirti una cosa. Io credo che i voti di Claudio Papa siano dei voti buoni, nel senso che siano dei voti che possono dare aiuto alla causa. Perché ci dobbiamo rinunciare a priori? Perché dico non cerchiamo un punto di vista? No, sto parlando con te. Volevo dirti, siccome ho paura di queste alleanze, ho paura che alla fine loro ci facciano fuori perché, come dici tu, tirano fuori le persone dal carcere pur di ottenere i voti. Io ho paura di perdere, nel senso vorrei vincere stavolta. E per vincere, secondo me, quel 5% di quello fa, ma bisognerebbe fondare vincere. La paura, okay. È il miglior io modo andrò per a votare, ok, io andrò, esatto, a dare il voto e appoggeremo e faremo elettori, aiuto. Gli elettori non sono dei pacchi da spostare da un posto all'altro. No, vorrei che tu provassi a trovare un punto di incontro con Claudio Fava, lo chiamassi, avete una ideologia molto simile, siete persone non do, per me. Io non do, qua tutti i candidati sono persone per me. Partiamo da questo presupposto, il problema sono quelli, sì, che stanno nelle, esatto, liste. Esatto, bravissimo, bravissimo, anche Nello è una persona di cui io stimo, sì. Abbiamo sempre detto che qui non c'è da offendere nessuno. No, assolutamente, siamo d'accordo. Chi candida gli impresentabili diventa impresentabile. Sì. Ora, noi stiamo facendo un appello ai siciliani, sì, e gli elettori sono prima di tutto cittadini. E l'appello ai siciliani che stiamo facendo è: siamo gli unici che possono battere questa armata di impresentabili, sì, siamo favoriti, ce la possiamo fare, quindi dateci una mano sostenendo Giancarlo Cancelli. Sì. Ma prima di tutto dateci una mano andando a votare, noi ci andremo, 26% quelli che dei siamo siciliani, qui siamo 26% dei siciliani non sa che si vota il 5 novembre. Lo so. Quindi quelle persone vanno coinvolte. Quello che stiamo facendo in tutta la Sicilia, sì, ormai da è un mesi, buon lavoro, è un ottimo lavoro. Per esempio oggi ci sono 26 gruppi tra parlamentari, europarlamentari, con deputati regionali che stanno andando nei piccoli comuni siciliani, sì, quelli dove magari veramente non arrivano tutte le informazioni, qualcuno non sa neanche che esistiamo, e dirgli che il 5 novembre si vota. Poi votassero chi vogliono. Ma più aumenta l'affluenza, più gli impresentabili diventano una minoranza. E quella paura sparisce. Ciao. Ok, ciao Luigi. Ok, grazie. Fateci la mano con un po' le persone di qua. Scusate. Dov'è la? Allora. Ciao. Di qua. Ciao. Di qua. Allora, di qua. Così. Vai avanti tu. Vai.
Nel 1989 ci sono diversi progetti. C'è un parla prima, facciamo parlare prima. Sì. C'è un depuratore che si è interrotto e quindi sversa praticamente sotto costa. E quindi loro praticamente. Allora, nel 1988 hanno fatto l'ultimo dragaggio. Nell'89 hanno stanziato 6 miliardi e mezzo di lire e si sono accumati. Ora nel 1988 che siamo combinati queste condizioni. Sono molte le ragazze negate e non abbiamo nessuna alternativa. Ho 4 bollette belle ghiacciate, conservate, non posso ir a pagare. Noi non possiamo fare nessun lavoro completamente, non possiamo uscire a mare. Poi c'è da Sant'Erasmo, porto di Palermo, arrivare a Mondello ci sono circa 5 porti. Da Porticello, lato sud, arrivare a Sant'Erasmo, al porto di Palermo, non c'è nessun riparo, c'è 2 ore e mezzo di barca a motore per arrivarci. Se c'è una barca che ha maggiore difficoltà, o c'è una varia, può morire annegato. Non c'è nessuna tentativa di ripararsi. Sono morte tre ragazze per noi non avere le barche qua, perché era in essi incappiato. Se io avevo la barca qua, una barca da 6 metri e mezzo, io le andavo a salvare. Se c'era il braccio giusto. Io me ne sono andato. E il signor Orlando se le ha lavato le mani. No, l'ha montato perché non ha fatto che altro, prendi in giro questo povero pescatore che non voglio pagare neanche la bolletta della luce. Ma sono noi un feluccio, 5 stelle non facciamo niente. Ma i progetti che c'erano quanti sono? Da quanto tempo esiste? Io ho iniziato a abbonare mio padre. Circa 25 anni fa hanno stanziato 6 miliardi lì. E hanno calcolato 9.000 metri cubi di terra, ora siamo nel 2017, ce n'è quasi 150.000. Il mare è qua, arriva. Se voi non gli spiegate la situazione, come se si è aggravata anno piano. Facciamo una bella passeata, questa era una scala che si andava giù, c'erano le barche tutte legate qua. Le barche tutte attaccate. Per il pescatore andrà a mare, non tanto io, perché già me ne sono stufato, perché non me ne puoi tenere niente. Ma di più per mio figlio, per i ragazzi che sono giovani, che amano andare a mare. Amano più di noi andare a mare. Chiaro. L'unica cosa che chiediamo, con l'aiuto, con i 5 Stelle, con tutti questi ragazzi in casa, se ci appoggiano, perché io sarò il primo ad avere un deputato mai per nulla, sarò il primo tra due vuoti, però qualche cosuzza si deve smuovere, certo. Per aiutare questi ragazzi, non a me, più ragazzi. Ma tutta la Sicilia è bloccata. Sì, però tutta la Sicilia. Però sì, se oggi è qua. A casa non sono l'82. Qua c'è la vegetazione, c'è pure piante ricolte. Posso chiedervi una cosa? Ma perché non si è mai fatto niente qua? Cioè, qual perché hanno voluto? Perché si sono mangiati i soldi. Non ha fatto niente. No, c'è il problema dei signori politici, perché i vero mafioso sono i politici. Non è potuto che cancerogia, perché 6 miliardi e mezzo delle vecchie linee sono affumate, perché erano stanziate dirette per qua. Se li sono portati via. Ma sono tornati indietro Giampi i soldi oppure li abbiamo persi? I fondi europei non hanno fatto la progettazione e tornati indietro. Questa è la trappola. Il mare era
L'unica alternativa è il 5 Stelle, perché adesso parliamo, volevo prima capire un attimo la situazione, poi ci diciamo. Guarda, capisco. Onorevole, guardando, che bella marana. La cosa impressionante è, adesso mi avete fatto Il mare era sotto la pescheria. Stanno facendo perdere il prestigio dei pescatori. Io allora ci ho detto, portate a qualcuno di alta competenza. Vabbè, oggi sicuramente loro ne parleranno. Perché fate finta che la bandita sia la capitale di Palermo come De Gale. Deve rinascere quella bandita. Questa è la capitale di Palermo come De Gale, la bandita. Perché siamo abbandonati completamente. A tempo degli uomini primitivi. Allora, che qua si vede? Scusate. Perché c'è stato un... Basta. Di qua si può vedere quello che rimette nel porticciolo. Questo qua. Prego. Quarant'anni camminare, ci ha trovato 6.000 e 300.000 per fare il porticciolo. La bandiera l'hanno portato alle case, perché il porticciolo alle case, sciacca, perché qua il porticciolo veniva, io non l'ho visto la banchina, la stessa pietra, e poi doveva uscire 150 metri di qua, e invece poi non si è fatto più niente, e le pescature. Quando è che sono arrivati questi soldi? Che anno era? 89. Ah, quindi proprio l'anno... 89. Subito dopo che hanno fatto l'ultimo dragaggio. Questo è stato il discorso. Comunque, io... Sordino, voglio dire una cosa, perché visto che ci... Prego. Lui è il più piccolo pescatore della bandita. Il più piccolo pescatore di qua. E fra poco se ne vuole andare in Germania. E siamo costretti che qua non possiamo più andare avanti con questa cosa. Non dico per le persone più anziane, ma per noi giovani che dovremmo portare questa attività avanti, questa piccola pesca che abbiamo qua nel Golfo di Palermo, siamo costretti che ormai non ci possiamo arrivare più ad andare avanti, né a farti un futuro, né a farti la famiglia, perché ormai purtroppo poi, cose vanno oltre male. A questa situazione poi ci sono tutti i problemi della pesca in generale, certo, no? Questo è un altro problema che avete solo voi. Gaffa che c'è accanto è il Castello a Mare, che lo tengono così al degrado. Questo rialzo che vede, il Mammellone, la canna lì, fumaria, sì. A sinistra, questo viene chiamato il Castello a Mare, sì. È uno spettacolo anche di Palermo, sì. E lo lasciano al degrado, fatto sì, il primo come lasciano al degrado la Conca d'Oro, la Conca d'Oro. Ma non è per questo, perché ormai i tempi sono cambiati, ora quello che si dovrebbe fare è fare un lungomare, come si dice, fino a Sant'Erasmo, e fare il portale. Enzo, progetto che c'è, se non fanno quello non fanno manco poi. E poi allungare il porto fino a 170 metri, qua lasciarlo per i pescatori, tempi, come si diceva, e fuori quello che viene per i deportisti. Questo è il programma. Già, qui dobbiamo ricominciare da capo, cioè dobbiamo riprendere e intercettare. No, ma i fondi. C'è. I fondi, io dico, non il progetto. La nuova programmazione si deve rifare sul nuovo progetto si deve rifare. Ho capito. Poi quando hanno fatto questo porticciolo, io faccio appello ai giovani di sostenervi il Partito 5 Stelle, perché io ho 75 anni, 50 anni ho votato per tutta la politica e sono deluso.
Quindi ora cerco di provare a voyare. E siamo fratelli. Per il gioco. Siamo fratelli di cambiare. Siamo fratelli. Siamo qua per il cambiamento. Lei c'ha 81 anni di mare e lei c'ha quanti? 75 anni di mare. Sono nati a mare. Sono nati, ho capito, me l'hanno detto. Andiamo detto tutta la prova. Comunque, il mare rende giovane. Aspettate che raggiù. Comunque vi volevo dire una cosa. Facciamo la foto tutti insieme. Ci facciamo poi la foto tutti insieme. Volevo dirvi una cosa. Di promesse qua non ne siamo venuti a fare. Bravo! Non ne vogliamo. Noi promesse non ne cerchiamo. E vale pure per il vostro. Date chi volete voi e decidete voi. Noi con chiunque dal giorno dopo le elezioni, se dovessimo vincere, qua c'è l'assessore Trizzino, ci saranno gli altri, apriremo un tavolo con tutte le parti della pesca che hanno difficoltà in questa regione e cominceremo a risolvere i problemi una alla volta. Però ascoltandoci continuamente, perché io credo anche una cosa su questo. Che in questi anni venivano qua, dicevano non lo faccio io, e poi scompariva. Allora, per ovviare a questa cosa, restiamo sempre in contatto quando si devono risolvere i problemi, con dei tavoli specifici su ogni dossier che dobbiamo affrontare. Questa non vuole essere neanche una promessa, è un metodo di lavoro. Diamoci questo metodo e possiamo poi capire cosa si può fare e cosa non si può fare. Io voglio vivere finché voi altri siete a potere, potete realizzare questo. Io a lei, io le auguro ancora più vita. L'ultima conferenza che lei ha fatto, che ha fatto con Floris, sì. Mi è piaciuto quello che ha detto lei. Sette giornalisti di questo calibro. È vicino a tutte le navi, chi perde una sacchetta, perché quello che ha detto voi. Io ormai capisco tutto. Quello che diceva lei era la pura verità. Grazie. Se lo dice lei. E ci devo fare un complimento veramente. Bravo! Arriviamo alla punta là, arrivare alla punta là. Attenzione però. Ok, attenzione a non cadere qui che c'è una pallina. Bagnato. Ma fammi capire una cosa. Questo accumulo senza manutenzione avviene in ogni tipo di porticciolo come questo, o qui no, c'è stato il problema che la usavano come discarica? No, perché la discarica là è stata chiusa nel 1975, è cominciata nel 1958 con la discarica. Capito. Perché qua a Palermo, nel golfo di Palermo, c'è discariche pubbliche, Acqua dei Costali, Romagnone e Sant'Erasmo. Certo. L'ultima è stata questa. C'è tutta la civismo edilizia che è via le Lazio, la siciliana e via certo. Una volta che buttavo tutto questo terriccio là, dammi di decale che c'era, tutta questa terra veniva insabbiata qua perché qua c'è una banchina e come un riparo. Invece tutta la terra si veniva ad accumulare qui dentro. Qui il progetto che cosa prevede? Ovviamente e allora allungare questa banchina di qua, questa almeno un 100 metri, sì. Poi queste quattro punti che ci sono di cemento armato, sì. Qua, bisogna allungarla ancora. Quei quattro lì, sì, bisogna allungarla. Quella di là è il mare più potente. Perché noi siamo... È da lì che viene fuori. Sì, no? Sì, perché siamo la più aperta qua di cala. Ah, ok, perfetto. Quindi il progetto prevede l'allungamento di questa, sì. E il rafforzamento di questa, sì, qua, sì. In modo tale che il grecale questa, non... Sì, non, questa qua in banchina. Poi infatti, invece di fare la banchina sugli scogli, l'hanno fatto sulla sedia mobile. Come infatti, quella banchina là si è ribissata. Ceduta la Quante banchina. Imbarcazioni siete qua? Qua ci sono due cooperative, Pescatore, Bandite e Ondalunga. Cooperativa Ondalunga. Una quarantina di barche. Una quarantina di barche. Ma alcuni stanno demolendo? Due ha demolito. Otto giorni di ho parlato con la maggior parte delle barche. Ho parlato con il signor Trizzino e ho detto la verità, che io mi ero stufato in Brasile e mi avevo venduto poco fa la licenza da 8 giorni a venire qua, perché non si ci può andare più a mare. Non è più possibile. Perché io per me non è possibile. E allora, qua poi il fondale dove c'è il pennacchio, esce l'acqua dei depuratori, 19 braccia di fondale, rappresenta 35 metri. Sì. E dopo... quando c'è la corrente da nord, tutta questa acqua che fuori esce, sì. Non si sa quale che scarica. Sì, minuto che l'ama o l'arpa di quello che è pulita, perché noi troviamo porti morti, pesci morti alla spiaggia. Sì. Come un mare? E qua ci chiamano con l'acqua a mare. Loro dicono che acqua pulita che fuori esce, però noi non sappiamo
quello che c'è fuori, è certo. La puzza che c'è di notte, è una cosa insostenibile. Bruciano io. È il depuratore che non funziona. E le reti poi, quelle di nylon, quelle giapponesi, diciamo. Sì. Non durano più di un anno e mezzo perché diciamo, si deteriorizza dalle mani. Qui c'è la cosa particolare che i depuratori che hanno la priorità sono quelli quando i sindaci ci stanno sotto inchiesta per i depuratori. Sì, sì, se denunci l'irregolarità allora comincia ad arrivare i fondi, ma in realtà non arrivano per adesso perché sono tutti commissariati. Sono tutti commissariati, tutti commissariati. Anche questo qui. Tutti. Dove sta il depuratore? A un chilometro e mezzo di qua. Dove c'è con la... Dove è Castello al Mare? Dove è Castello al Mare? Mori, dei morti. Poi ho peso... Ho preso nella rete un pezzo di detersivo, un accumulo che diciamo che era calcare, stato l'acqua, calcare. Pesava 2,750 kg. Un pezzo di detersivo, quello in polvere. No, già l'hanno fatto le fotografie. Ma voi quando tornate con le reti, quanto raccogliete un sacco di rifiuti pure, no? Sì, sì, poco fa c'era un ragazzo qua con ho peso 5 copertone. Una scopa con la... ora ce lo faccio vedere. Noi ridiamo. Una scopa con l'alberello. Ma se sono capace la bene. Un momento, mi vado a prendere questa scopa. Posso dirle una cosa? I pescherecci che vanno a raccogliere i copertoni, tutta merce da levare dal fondo marino e di qualificarlo, perché non darci un po' di ossigeno ai pescherecci? Perché poi che fanno... tutto questo è a carico di chi raccoglie, cioè lo smaltimento, cioè se voi raccogliete quei rifiuti anche i piccoli pescatori dobbiamo finanziare, cioè vi dobbiamo dare la possibilità di smaltire. Non è giusto che mica si devono portare tutto questo degrado a terra, lo ributtano di nuovo in acqua, comunque lo ripescano di nuovo, lo riprendono di nuovo, Sicilia, e lo buttano di nuovo. Comunque in Sicilia ho parlato si con deve portare marinerie. A terra, ci vorrebbe un cassone dove mettere e poi andarla a fare una rifiuta speciale. Ma invece come funziona adesso? Quando lui raccoglie i copertoni dove li mette? Mette nella special napole, cosa fa? E perché non posteggiare i container grossi per lamia così raccoglie il sesso? No, che si va a eliminare un po' di degrado. Se tu ti metti e fai un bagno qua dentro, se non ci sono più di 100 copertoni, le camere. Io da piccolino quel bagno lo facevo. Più di 100 ce n'è. Te lo garantisco. Sì, ma la cosa è quella. Comunque molti pescatori con cui ho parlato mi parlano di gravi problemi ambientali del mare ormai e hanno problemi quindi a pescare perché da una parte pescano un sacco di rifiuti e dall'altra i pesci hanno seri problemi come di salute. Anziché li buttarli in acqua, meno li portano a terra. E le competenze giuste che c'è stata una tempesta di polpi morti. Una tempesta di polipi morti. Sì, mio figlio è un altro ragazzo che non c'è, ci ho chiamato e non è venuto. Ecco, la scopa. Guarda, questo è quello che raccogliamo in mare. Sì, guarda, la pianta c'è. Guardi, questi ce ne sono 100 di un grosso. E questo ramoscello nella scopa che cos'è? È arte contemporanea. Larga del fondale, la costa marina che è già si sta quando il mare non ti dà più la crescita delle alghe, significa che il mare sta morendo. E adesso siamo in queste condizioni, cioè non stanno crescendo le alghe. No, l'alga non più alto. Se d'olio non ce n'è, siamo specialmente in quella parte del depuratore. Ma voi pescatori, no? Siete grillini oppure... Cioè... Noi siamo grillini, allora, io sono un grillino canterino. E allora io a Orlando... Questa persona di questa da sempre... Poi voglio capire, cioè nel senso sono sempre. Venuti altri politici qua? Sono sempre io quello che attacco la politica, se non viene di attaccare anche lui, io attacco pure a Edo. Io a Orlando da... Scusa che parlo in dialetto. Io capisco tutto. Io a Orlando da, quando c'è fu... L'anniversario di padre Pino Pugliese, che ha vinto un camper, hanno fatto un teatro. Io attaccavo Orlando, e sia i carabinieri, sia la Dico, si mi hanno chiuso, poi vicino alla cinta. Come fai tu a mare? Quando pensi che cazzo? Io sogno Tarzan in sostanza, ma poi c'è non fate anche pesce a cura, andate a montagnare già, ma poi c'è la sianta. No, per cortesia noi abbiamo... Ma voi andrete a votare per... Andrete a votare per il movimento... Da 40 anni che voto! Votate il Movimento 5 Stelle, adesso è regionale. Da oggi sì, vogliamo dare un'altra possibilità. A 40 anni... Noi a loro e loro a noi. Ma a 40 anni perché votate il Movimento 5 Stelle? Per il cambiamento! Per il cambiamento, perché dobbiamo provare a cambiare qualcosa. Dobbiamo cercare di cambiare. A 40 anni che voto, prima adesso, ora si inizia perché me lo ruco. Aspetta, ora giro, sto girando pagina, voto 5 Stelle. Per noi abbiamo fiducia del cambiamento. Per un rinnovo. Per un rinnovo, noi abbiamo fiducia del cambiamento. Devo passare lo stretto di Messina e devo vedere benvenuti in Italia. Non è giusto. Ma noi facciamo parte dell'Italia. Il Mezzogiorno parte di qua. L'agricoltura è finita. A Catania c'è la tristezza.
che sta prendendo tutte le campagne. Ma rispetto a 5 anni fa, quando Grillo ha attraversato il canale di Sicilia a nuoto, cioè è cambiato il Movimento 5 Stelle, secondo lei? È stato a migliorare, ma non ci abbiamo dato tanti casi con i militari. Ma perché non vediamo i fatti? Quindi tutti quelli prima che sono venuti di Maio qua hanno preso soltanto in giro. Quindi le persone, i pescatori, i palermitani, la Sicilia è seccata. Ma no, Di Maio, secondo lei, rispetto a che prendeva la lanzacca? Che sostiene il peso di una televisione, addirittura. Aspetta, un pesci 30 kg lo piglia pure. Ragione. Ma secondo lei Di Maio ha cambiato il movimento rispetto alla traversata di Grillo del canale di Messina? Sicuramente in questi anni, quando abbiamo attraversato lo stretto, abbiamo detto: guardate, se entriamo lì dentro, ci mandate lì dentro, rinunciamo al vitalizio, ci tagliamo gli stipendi e cominciamo a mettere un po' di soldi da parte. Adesso possiamo dire di averlo fatto dopo 5 anni, quindi cambia nel senso di credibilità. Poi, per carità, tutti facciamo gli errori e se sbagliamo chiediamo pure scusa. Ma però tipo, io quello che vedo il caso Appendino, cioè sì, quella In 2 ore abbiamo risolto il caso Appendino facendo dimettere una persona che aveva chiesto di far togliere una multa di 25 euro. Qua c'è gente che sta in galera ed è candidata alle elezioni regionali, aveva tolto i soldi ai poveri per darli ai finti poveri in cambio di voti. Nessuno ne parla. Quella la nostra sindaca in 2 ore risolve la crisi di uno che non era del Movimento 5 Stelle, sta in prima pagina. Di Maio, scusa. Le periferie devono risorgere, le periferie di Palermo. Non si possono lasciare al degrado le periferie. Lei è del paese. Di rimpetto proprio. Magari la vengo a trovare. Di Maio, scusa. Bravo. Fatto quello. Ragazzi, dobbiamo dimenticare la tua strada che era chiusa, facciamo 1.5-2 ore i camionisti a fare un percorso alternato. Le elezioni siciliane sono le elezioni siciliane, noi non le vogliamo utilizzare, non vogliamo utilizzare i siciliani per strategie di potere. Questa roba esige 1 milione di voti in più, lasciamolo perdere. L'unico valore che hanno nazionale i siciliani quando andranno a votare il 5 novembre è che sono un buon virus contagioso, quindi se loro daranno un segnale mandando a casa quelli che li hanno distrutti, tanti altri cittadini di altre regioni ci crederanno come i siciliani nella possibilità del cambiamento. Se dovessimo andare al governo nazionale dialogheremo con tutti, quindi non ci saranno governatori di serie A e governatori di serie B come ha fatto Renzi, marginando delle regioni perché gli stavano antipatici i governatori. I cittadini non devono essere penalizzati per il carattere, le personalità o le malefatte dei loro governatori. Dialogheremo con tutti, ma è chiaro che la regione siciliana ha gli indici peggiori d'Italia e quindi dovrà essere la priorità per riuscire a far ripartire l'Italia, perché oggi non c'è più il dibattito, secondo me, nord-sud. L'Italia è diventata il mezzogiorno d'Europa e se vogliamo farla uscire da questa catastrofe finanziaria e economica, dobbiamo necessariamente rimettere in moto le regioni del sud e il sud Italia. Questa è una regione che oggi fa lo stesso numero di turisti della sola città di Rimini. Una città fa il numero di turisti di un'intera regione. Questa deve diventare la più grande impresa turistica del mondo, questa regione, e lo possiamo fare coinvolgendo i nostri pescatori, i nostri agricoltori, i nostri allevatori, i nostri commercianti, i nostri imprenditori, che possono partecipare al cambiamento e alla ricostruzione di un'isola che oggi ha bisogno dei fondamentali, i servizi fondamentali. Un turista può atterrare anche con Ryanair qui, ma poi si deve spostare, e per spostarsi l'altra sera noi per arrivare a Troina, 23 km, oltre 3/4 d'ora ci abbiamo messo. Perché? Perché non c'era una strada, c'era una trazzera che collegava un comune di 9.000 abitanti col resto della Sicilia, 9.000, non stiamo parlando di un comune piccolino, quindi su questo c'è tanto da fare. Detto ai siciliani: siate curiosi, forse rischiate di essere percepiti come gli altri partiti. Ma io non faccio questa analisi qui, perché i siciliani decideranno chi votare. Qui c'è solo una cosa da precisare, è che se vinceranno gli altri partiti è perché avrà vinto l'astensione e quindi avrà vinto l'indifferenza. Se dovessimo vincere noi è perché avrà vinto l'affluenza. E tutti i dati ci dicono che il vero problema è che gli impresentabili 50% dei siciliani non vuole andare a votare, 26 non sa neanche se vota il 5. Quindi è la partecipazione, l'interesse contro l'indifferenza, prima di tutto. E poi c'è un altro tema che è quello della legalità. Io mi aspettavo un grande dibattito anche dal partito di governo sul tema che qui ci sono persone che si sono candidate stando in cella. Però
che ce l'ho con chi viene sottoposto a un processo o finisce in galera, io ce l'ho con quelle persone che sono coinvolte in processi che riguardano la sanità dei siciliani, i trasporti dei siciliani, i soldi per i poveri, l'occupazione e la formazione regionale, tutti i reati degli impresentabili sono questi qua, che sono il vero problema di questa regione. Quindi siate curiosi, non siate indifferenti, e se qualcuno dice sono tutti uguali, allora secondo me si sta cercando un alibi, perché quando qualcuno sbaglia, l'importante è come si reagisce allo sbaglio. Gli altri partiti se li tengono e li ricandidano. Se da noi qualcuno sbaglia, viene messo fuori in 2 ore, non in 2 anni o in 20 anni, come abbiamo visto. Grazie. Nelle parti informatiche c'è un po' di tensione. Sì, devo dire che l'ho notato. Al giorno dopo le elezioni, chiunque voi voterete, sono problemi vostri, sono affari vostri. Noi il giorno dopo ci vediamo, apriamo il tavolo su questa regione, se dovessimo vincere, ma anche se dovessimo perdere, e ci lavoriamo, recuperiamo i fondi europei per far partire il progetto. Questo è quello che dobbiamo fare, tenendoci in contatto. Che sta a potere, ce l'auguriamo. Speriamo che... Bene. L'Italia, perché no. L'Italia comincia dalle Calabria al Sud, questo è l'insieme. Voi la vivete molto questa cosa, che sentite che l'Italia parte dalla Calabria? Sì, la vivete, io l'ho visto parlando con tanti siciliani, cioè il vero grande problema è che non vi fanno sentire neanche italiani, in un certo modo, per come hanno trattato questa regione. Io ho lavorato a Livorno, lo conosco bene. Sì. Ho fatto il porto da Caruso di Catania, sì. Ho lavorato con l'altro per la Cidonia. Sì. E allora, là ci prendevano per l'Africano. Non la gente di Capraia, ma gli italiani. Comunque il vero ci dicono che siamo africani. Il vero vantaggio della Sicilia che dobbiamo utilizzare al massimo è lo statuto speciale, perché voi avete un potenziale, cioè Lombardia e Veneto hanno fatto un referendum per cercare di ottenere la metà dell'autonomia che voi già avete. La dobbiamo utilizzare per i siciliani e non contro i siciliani. E infatti ora ci sono, ora in regione siamo da noi 80 euro in Sicilia, poi non lo tutto pensare che siamo e dipendente da quindi usano male. Andiamo. Il problema della regione statuto speciale è proprio questo, cioè, è in mano a decine di migliaia di dipendenti pubblici, no, di 2000 secondo me il problema fondamentale della regione siciliana è in mano a chi dà lo statuto speciale, se lo dà in mano a fare Lombardo Progetto. Regione c'ha sotto di sé i beni culturali bellissimi come Selinunte, come la Valle dei Templi. Nella mia regione dobbiamo andare a parlare con Franceschini per quelle questioni. Quindi se metti un assessorato del genere nelle mani sbagliate è chiaro che fanno un disastro. Noi non diciamo datela a noi, ci pensiamo noi. Noi stiamo parlando proprio del fatto che Gian Piero Trizzino, come assessore designato, dopo le elezioni, con quale assessorato andrà a parlare con le persone di riferimento di quel settore e lavoreremo in contatto continuamente per ottenere i risultati. Alcune cose si potranno fare, altre non si potranno fare, ma l'importante è che gli operatori del settore ne prendano coscienza, cioè noi dobbiamo creare una sinergia continua. E non voglio dire un'altra cosa, cioè la regione siciliana non è un comune, qui si fanno le leggi regionali, i nostri sindaci di questa regione subiscono le leggi regionali, hanno avuto la guerra sui rifiuti, la guerra sull'acqua, gli hanno fatto guerra da tutte le parti. Per la prima volta non solo i sindaci 5 Stelle, ma tutti gli altri sindaci dei 309. È un business l'immondizia e perciò siete l'ultima regione col 12% di differenziati. Finché non taglieremo questo business noi non riusciremo mai a fare la differenza. Poi da Napoli non so io, perché avessimo 10 anni nel Veneto e non esistono queste vergogne del posto. Devo non dire esiste. Che tante altre regioni hanno il loro business dei rifiuti, ne sappiamo qualcosa. A me non dai nessuno, a gente che fa una differenziata, ma poi c'avevamo l'inceneratore, come funziona? La cosa bella è che dai la parola. Adesso sta settimana stiamo qua. Di pagare. Sì, su cosa? Allora, dammelo su quello che ti
Ah, sì, 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 sì. Ma già li ho, già li ho. Qua c'è tutto, qua c'è tutto. Ti ringrazio. Grazie. Ciao, grazie mille. Grazie a te. Grazie a te. Ciao. Mi abbracciamo. Ciao, fare una foto. Sì. Ricordate quando eravamo a fare poi tanto a noi. Bravo. Questa non l'ho capita, ricordate le promesse che abbiamo fatto alla bandita, il missionario è forte, non ti dico. Ma non mi avete detto perché si chiama bandita? Perché facevi i banditi? No, non è questo. Andiamo. No, pensavo che ci fosse qualcosa. Cioè, c'era una signora tedesca che aveva un paio di figlie femmine e sono venuti tedeschi. E allora dovevo fare i cornuti. Allora questa signora ha fatto passare giù sotto un cunicolo, ma non male che chiamano passando, si chiama a sciabola. Ah ecco, comunque diciamo c'era un atteggiamento fuori dalle regole. Allora io ti saluto, vado a casa. Io ti ringrazio, prima di tutto, sei stato gentilissimo a spiegarmi questo. E grazie alla fiducia pure che ci dà. E allora, ci vediamo presto, molto presto. In ogni caso con Giampiero stare in contatto. La bandita. Fino alla panera. Ecco, per gli amici. Grazie mille, sei stato sono un grillino canterino, perché... Un grillino canterino è bellissimo. Non ce l'avevamo sta categoria, adesso ce l'abbiamo. Guarda là, facciamoci una foto, così me la faccio dare. Sono il grillino canterino, perché la mia voce è Tarzan. Immaginavo. Grazie a tutti, buona giornata. Anche lui. Come ti chiami? Andrea, ciao Andrea. Ho il figlio di Alessandro. Ciao, grazie. Io ti ringrazio, grazie se avuto mi porti questi dati, grazie mille. Grazie. Ciao. Scusatemi, si è messo per quella montagna di terra che dovevano fare l'acquario più grande del mondo. Ma dov'è? A quanto di te hanno stanziato? Là di chi è la competenza? Regione o comune? Regione. Cioè quindi è lì che le ha stanziati la regione? Ma ancora c'è il cartello. C'è ancora il cartello? Certo. Quanti anni fa le hanno stanziate? 2000... 10 anni fa? Sì. Poi hanno fatto i lavori, si sono fermati e poi... Ci dovevano fare un acquario lì? Sì. L'acquario più grande del mondo. Più grande del mondo? Loro dicono. Più 18 monete, un monete mi dicono, guarda paio delle poverette che mi diamo per ascoltare il suo padre. È un po' il termometro del mondo, non sta male lui, vuol dire. Prima di fare il depuratore, quando ci arrivava l'acqua qua nella banchina che c'era l'acqua, qua dentro i cavallucci marini, lo so come li vedevamo, a flotta, sì. 4, 5, 7, 8, li vedevi tutte proprio le famiglie, vedevi le famiglie dei cavallucci marini. Hanno fatto il depuratore, i cavallucci marini sono scomparsi. Cioè hanno fatto il depuratore per pulire l'acqua, per fare un miglioramento dell'acqua, e secondo me è stato un peggioramento, perché già il cavallucci marino, come detto tu, è un termometro, già ci ha dato a noi il sintomo che il mare è più inquinato di prima. Il mare è più inquinato di prima con questo depuratore. Perché nel mare fa tutto parte del mare, tutto quello che esiste dentro l'acqua fa parte del mare. E già non funziona. Funziona male, dicono, perché è sottodimensionato rispetto a... Io ho 28 anni e ti ho detto poco fa sono uno dei più piccoli pescatori da questa zona. Dall'età di 8 anni, 20 anni di mare. No, un attimo, non facciamo ring e saliamo. Tu mi conosco tu. Questo ragazzo del Mario, scusa. Se lui rispetta queste cose, io mi auguro che sa. Se io domani ho bisogno di voi e vengo a bussare nella sua porta, mi caccia fuori. Io? Sì, se, perché dice che a 100%. Sono... Vabbè, allora la smentiremo e così avrà finalmente... Questo siete dei Simone, un segnale che io ci vado dai 5 Stelle per qualche favore, per dichiarare qualcosa di... e mi cacceranno fuori, perché vorranno prima... Ma io te... Troppo ancora c'è un bago di... Troppo c'è un bago di... Saliamo ragazzi, saliamo! Per favore. Sta andando un po'
tutte le bande che lasciavano la scuola che non hanno visto. Facciamo qualcosa per il Ok, vediamo di non bloccare il traffico, aspettiamo un attimo. C'è il vigile che ci sta. Lo so, ma così pure di cambiare 30 secondi. Andiamo a salutare un attimo. Buongiorno, salve. Salutiamo un attimo il panettiere. La volevo solo salutare perché le avevo detto che la venivo a salutare. Come sta? Giustamente, non l'ho sbagliato. Ma lei da quanto tempo sta qua? Dal 69. Dal 69? Da qua al 69. Adesso stanno, ci sono anche i suoi figli? Uno è filologo. Per chi vola? Per compagnia. Ah, quindi gira il mondo. Già, nell'altra è qua. Ah. Credo sia lì, salve. Innamorato da questo pezzo di storia. È una storia, veramente non c'è una storia qua. L'altra volta ci ha mostrato un libro di fotografie di com'era. Sì? Ah, bello, era fantastico. Sì? Ma quando è che è stata peggiorata? Da quando hanno fatto la nuova palestra. Ma tutta la discarica, tutta la terra, l'hanno buttata tutta in mare. Sì, sì, sì. Ma la discarica scaricavano abusivamente? Oppure... O venivano di giorno? Di giorno. Ah, di giorno. Di giorno. Non notte tempo. Prima lo potevamo parlare. Ci hanno scaricato praticamente tutti gli scarti di edilizia di quegli anni, che poi hanno riempito, hanno fatto la colmata sostanzialmente. Il corso per niente è piccolissimo, è inquinato. Sì. E quindi è inquinato dal depuratore e dai, dalle scarti, dagli fabbricini. Quindi qua un tempo si viene a fare il bagno. C'erano i bagni, è bellissimo. Come fatto a spiegarlo? Eh no, vabbè, me lo racconto. C'è la gente che... Non ce l'ha più un altro libro di vestirlo? Ah, ce l'ha. Facciamoglielo vedere. Vedi, è bellissimo. Un album dei ricordi. Lo appoggiamo qua? Sì. No. Questo è suo nipote? No, no, no. Questo è Renato, questo è che c'è qui. Sì. Questi che anni sono? Assaggia. Anni? Che anno è questo? 50, 60. Sì. Qui passa del treno. Cioè qua dietro? Qua davanti. Ah, qua davanti. Questa era tutta... Qui è dove adesso c'è, dove c'è una banchina, hanno fatto il frangiflutto qua. Come fa la banchina? Questo pezzettino di cosa che c'è qua. Ho capito. La moto c'è già a mare. Ho capito, ho capito. Per me è una moto. Questo sono gli scogli bagnati con il corpo. Questo volevo dare un bel ombrello, la manta sulle asse. Ho capito sta cosa. Era l'ombrellone. Ma fate l'altra volta, Paolo. Tutti qua erano tutti scogli, diciamo. Dove li hai? No, 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 no. Adesso sembra una spiaggia di sabbia. Cioè, mia madre diceva, dice, andiamo a prendere due cose e poi la parte, io ci devo andare e andiamo a fare questa cosa, è pazzesco. Ora finisco per ciò. Lo posso dire questo? Poi che tutto è micidiato, deve affacciarsi fuori. Questo qua è chi va avanti. Cioè arrivava il mare in strada.
questo dobbiamo fare. Li abbiamo un attimo invaso. No, ma mi fa piacere, perché adesso vi liberiamo subito. Io sfogo, io sfogo. Sì, perfetto, perfetto. Vado avanti lì. Io sono una cosa meno. Quando vado alla Google, io non mi devo in Questa sa cos'è? Diciamo, la pescheria che prende Francesca. Ah, questa è la prendere la macchina. Prendiamo la tua macchina, la mia, allora con la loro. Ah, le chiavi del treno. No, prima che la ritornava più avanti, dove c'è la casa per la casa? Qua c'è una, quindi prima passava la macchina, non passavano le macchine. Sì, le macchine. Sì, anche le macchine. La macchina la vede. E quando la... Scusate, si è uscita che noi facciamo... Quando è che l'hanno smontata la ferrovia? Però è la linea che faceva con uno con uno. Questa, diciamo, soltanto l'acqua del mare arriva. Ma mi faccio vedi che qualcuno l'aveva trovato, l'aveva a mare. E lei qua ha sempre avuto la rispetto di me. O comunque, ma siamo tutti insieme. È rimasto solo lei come attività storica qua, o c'è qualcun altro? Perché ma qua venivano da tutta Palermo, Palermo povera. La domenica si fa qua, tutti i giorni. Alle 7 venivano le colonie. Le colonie, sì. Perché c'era un'alga particolare. Aspettava già si prendeva il pesce. Sì, sì, si prendeva il pesce. Andiamo a fare un mangio. Ma questa attività la pensare io non era più la meglio, cioè un suo padre. Nel 40. Eccola. Così Erasmo. Ah, questo è Sant'Erasmo, non è questo. Qua arrivavano i turni, vero? C'è anche la bandita, c'è due bandite. Questo se me lo regala io me lo custodisco con molta attenzione, perché veramente è bello. Io la ringrazio. Che mi grazie. La ringrazio veramente, allora. Buona giornata e buon lavoro, è stato un piacere mio, veramente. Grazie, ci sentiremo. Presto. Lui ha detto che io tra lei e il sceglierà lui. E poi io non sono il candidato cancelliere. È lui che deve scegliere, però una buona notizia è va a votare. Questa è la cosa importante. Perché c'è tanta gente che non va a votare, quindi significa.
che poi si altera pure il risultato. Noi non stiamo chiedendo a tutti di andare a votare, poi ognuno sceglie chi votare e come votare. Tu da quanto tempo lo vuoi fare? Non sono nato. Dico, sono 35 anni, prego, poi dopo un giorno lo fai tu. Cerchiamo di darci una mano perché... Hanno rubato un sacco, ma trovano sempre non arrivano mai una volta hanno messo solo mai cioè alla fine li hanno stanziati dicendo fino all'ultimo hanno messo una barriera che era dietro con palleazione. Io mi piaceva il bagno al mare qua e mai ho preso un'epatite, mai ho preso punti, mai ho preso mai. Facevo un mondello e mi spuntavo di più. Non per dire mondello o dire un altro, no, sono le moglie, quello che pure, intanto noi siamo tutti cresciuti immuni. Hanno messo questa cosa, hanno stanziato dei soldi che non si è mai saputo quanto, se sono stati 2 milioni, 3 milioni di euro. Questi muratori che hanno avuto hanno speso 500 euro in questa barriera. Non di più, perché uno l'operaio capisce e poi lavori quanto possono spendere o no. 200 euro di barriera e i pescatori non potevano andare a mare, non mi portavano il pesce a me, non mi portavano il pesce a me. No, arrivano anche da fuori. Anche da fuori. Sì, perché adesso devi stare con la speranza del locale, muori. Cioè c'è incertezza, non c'è certezza che arrivino. Oggi c'è brutto tempo, domani la barchetta non può uscire. E da dove ti arrivano? Da tutto il mondo. Non c'è un posto, non c'è un posto, dice Porticello, Mazzara. Spada è locale, sì. Dove viene pescato? Porticello. Porticello. Sono bravi loro. Me l'hanno detto che comunque loro si arrangiano ancora un po', cioè ce la fanno ancora. Fino a quando, ma siccome loro hanno pure difficoltà, in benzina che costa troppo, l'equipaggio che hanno bisogno di esca, non riescono a... Poi c'hanno il problema, mi dicevano, che per esempio c'hanno le miglia nautiche loro a 40, se non sbaglio, e gli spagnoli a 60, vai. Cioè gli stessi dell'Unione Europea pescatori che hanno... invece dalla Spagna, pure a buon mercato. È certo. Costa cioè, di noi la concorrenza sleale ormai, non ce la facciamo tra Unione Europea soltanto e tunisini, marocchini, ce la facciamo dentro, perché cambiano le regole a secondo delle persone. Ci costa il bravo. Il pesce locale qui ci costa 18 euro. Tagliamoci 18 euro a noi, lo dobbiamo dire alla punta, secondo 18 euro minimo, perché c'è quella parte della scatola, questa è un minimo di guadagno. Quello diciamo spagnolo costa 10 euro. Questo è pure il pesce. Questi sono locali. La cosa interessante è che non avevo nato sul luogo. Cioè, la fame questa è la fame. Cioè che la, sei convertito e hai cercato di... Cerco di inventarmi il lavoro. Ci inventiamo il lavoro. Perché se ti parlo in verità, neanche lo, diciamo, tra le leggi non è che si potrebbe fare questa manipolazione. Però se tu vieni e mi dici, ma se me lo fai cucinato, me lo compro, io il tempo non ce l'ho. Perché sta cambiando pure, no? Sì, cioè la gente devo inventarmi come devo. Allora ti devo vendere la cosa cucinata. Non so come le macellerie che fanno pure la vendita. La gastronomia. La gastronomia. E mi devono dare anche una mano, per io altrimenti io tiro il cassetto, non faccio pasta e questi ragazzi non sappiamo come ci vengono fatti. Ma da quanti anni sta questa? Da 40 anni. 40 anni, quindi questa pure è storia. Sì. Come il panificio. Però 40 anni fa era tutto un altro ambiente, adesso ci ammazziamo, la concorrenza è spietata.
anche tutte queste liberalizzazioni, ma anche con tutti i ragazzi che cercano di inventarsi un lavoro, sì, con le macchine, con il lambretto. Io dico bene per voi, perché certo, davano meglio di andare a rubare, certo. I ragazzi ci sono pure io, sono amici miei che mi fanno concorrenza a me, sono amici miei, e usciamo la sera assieme, però dico tolgono tanto, perché sono 10 lambrette, vengono a girare qua a casa per cercare di guadagnare 50 euro. E quindi si tolgono, poi alla fine è una guerra tra poveri, perché siamo quasi soli, scendono. Allora la nostra forza qual è? Che te lo faccio cucinare, te lo faccio, te lo porto a casa. Un bacio. Ciao. Ti ringrazio per mai chiamato. No, io sono contento, che volevo proprio conoscere il presente. Speriamo che... Speriamo bene, per la regione siciliana. Io non ti prometto niente. No, io non ti ho chiesto niente. Onorevole, una foto si può fare, una foto. Vai. Cambia qualcosa, Ciao, grazie. Noi che siamo ragazzi, cioè di potere per gestire tutto. Io ho 65 anni, ancora non prende pensione e non se ne può andare. Io dico, c'è la riforma Cornelli. E dice sempre che quando prenderà questa misera pensione si ritira. Ma non ce lo riusciamo a togliere. E lui, capito? Ma quelle parte pugno sei. Buona giornata, arrivederci, grazie. Siamo prendendo un calma, ragazzi. Quella è una guerra. Dai, cammina, andare, vai. Una foto, una regola. Sì, sì, facciamo. Mi chiamo Luigi, non devo lasciare. Grazie del regalo, mi ha fatto un regalo bellissimo, perché queste cose piacciono tantissimo, le foto storiche, bellissime. Siamo andati al Pupino, vero? Sì. Buona giornata a tutti. Grazie, ragazzi, aspettiamo. Vai a fare una foto e poi ne ha tutti. Sì, facciamo. Chi ce la deve scattare? Quello è il problema. Palermo da Mara. Il tempo non troppo lontano. Percorso da Sant'Erasmo a Acqua di Francesco Pennino. Ok, ci salutiamo qui, poi oggi pomeriggio saremo in un'altra parte di Palermo, raggiungeremo altri cittadini e poi da domani riprende il tour. Ricominciamo con le tappe sui palchi e il 3 novembre ci vediamo tutti quanti insieme a Palermo, dove chiuderemo la campagna di nuovo con Beppe, Alessandro, Giancarlo e tutti quanti gli altri. Ciao!